giornate sembra che cellulari, televisioni, computer siano diventati gli arbitri della nostra vita. Siamo sempre davanti a uno schermo. E meno male che esistono questi mezzi, perché appunto ci tengono in contatto col mondo, con i nostri cari. E io stessa vi sto parlando da uno schermo. Ma vi sto parlando da uno schermo per invitarvi a spegnere lo schermo. Ogni tanto, non sempre naturalmente. E magari riscoprire il piacere di maneggiare un libro, di leggere un libro. L'edizione Ponte Sisto partecipa all'iniziativa Io leggo a casa e offre i suoi libri a un prezzo scontato che possono essere acquistati sul sito dell'edizione Ponte Sisto e vi verranno spediti a casa. Io ho scritto questo libro, Roma Antica, Vademecum di storia per il viaggiatore. Si tratta della sintesi completa della storia di Roma antica, dalla fondazione 753 a.C. fino alla caduta dell'impero d'Occidente 476 d.C. Sono più di 1200 anni di storia. Ma io sono qui a mostrarvi il libro di fronte a questa splendida foto satellitare del centro storico di Roma antica, perché questo mio libro non è solamente un libro di storia, è anche una sorta di guida storica ai monumenti della città di Roma. Perché ho voluto inquadrare i monumenti di Roma non con un criterio topografico, come normalmente fanno le guide turistiche, ma con un criterio storico, cioè inquadrarli nel momento in cui sono stati costruiti, collegandoli quindi ai fatti, agli eventi, ai personaggi che l'hanno voluti e li hanno vissuti. Devo dire che ho pensato a questo libro, ho scritto questo libro pensando ai visitatori di Roma. In realtà mi rendo conto che è molto più utile forse a noi italiani, a noi romani in particolare, perché quei monumenti sono la base della nostra cultura, sono il fondamento della nostra identità, esplicitano un modo di essere, una visione del mondo che noi ci portiamo dentro, magari anche inconsapevolmente. Vi invito quindi a leggere la storia della nostra città. La lettura di questo libro è semplice, perché è suddiviso in capitoli, in brevi paragrafi, ci sono titoli esplicativi, ci sono anche delle schede di approfondimento, di curiosità, di aneddoti. Ma attenzione, senza mai banalizzare. La storia di Roma è splendida, di per sé straordinaria, gli uomini sono stati uomini straordinari loro stessi. Non c'è bisogno di appesantire e fare un fumettone di pettegolezzi e storie truculente. Vi invito a leggere la vera storia di Roma e a capire come i nostri monumenti così meravigliosi sono stati costruiti e voluti. Si dice che chi legge letteratura vive molte vite. Chi legge di storia allunga la propria vita all'indietro, perché in questo modo riscopre ciò che è stato, chi è stato prima di essere quello che è oggi. Buona lettura.